Boostel! Ita carechie unni uetad l'est fonne gelet du si tevo itan rotnet. Nello scorso episodio abbiamo incastonato le perle nelle isole frecce dell'est, nord e sud e abbiamo aperto il passaggio per un nuovo dungeon, la torre degli spiriti. Ed eccoci qui. Abbiamo parecchie cose da fare oggi. Quindi, sì, cominciamo con il distruggere questo posto. Distruggi, distruggi. Ma anche no. Queste pareti vanno distrutte, almeno l'ultima va distrutta. Ma il resto non è poi così importante. Allora, come vi ho già avvisato la volta scorsa, non ho intenzione, ok, di fare il boss in questo episodio, ok? Faremo parecchie cose oggi, ma non andremo dal boss, ok? Allora, detto ciò, devo spingere questo coso perché voglio fare parecchie cose, come ho già detto. Allora, questa è già una cosa extra, in realtà, ma non importa. Allora, bombs, you want it? Bene, allora esplodi, mio caro. E sì, quello è un nuovo tipo di ciucciù, è un ciucciù giallo. Ma prima... la mappa del labirinto. Oh sì! E per mostrarvela, è un dungeon non corto. Assolutamente no. Allora, vediamo un po' se ci arrivo con la foglia Deku qui. Non c'è niente di troppo utile, ma tanto per mostrarvelo, se metto la bomba qui, forse riesco a prendere entrambe le pareti. No, ok. Forse adesso riesco a prendere anche l'altra parete. Vediamo un po'. Esplode e ce l'ho fatta, perfetto. Ma non c'è assolutamente nulla lì, se non un ciucciù giallo. Allora, vedremo tanti ciucciù gialli oggi, quindi non voglio affrontare questi ciucciù. Allora, direi di andare avanti, no? E la meccanica dell'acqua che sale e... sale, acqua di mare, e che si abbassa. Non preoccupatevi, c'è solamente per la, diciamo, prima metà del dungeon. Poi se ne andrà via. Cosa molto buona, visto che a nessuno piace questa meccanica, ok? Seriamente a nessuno. A me no, ai miei amici no, a molte persone no. E quindi, per dirlo, a me non piace, quindi non deve piacere neanche a voi. Fine. Vai qua e... ehi, rupia gialla, perfetto. Entriamo qua dentro e... che devo fare qui? Ah, sì, affrontare il ciucciù. Allora, ciuccio giallo vuol dire gelatina ciucciù gialla, giusto? Un attimo, ok. Giusto? E invece, vai, droppala, perché so che la dropperai. E invece no. I ciucciù gialli possono droppare gelatine rosse e gelatine verdi. Il motivo? Non ne ho la più pallida idea, ma so che è così. Quindi, pazienza, insomma. Non ci sono gelatine ciucciù gialle. La più importante e forte è la gelatina ciucciù blu, che abbiamo già. Ne abbiamo in realtà un bel po'. Quante ne abbiamo? Strumenti, grazie. No, non è qui, è qui. Ne abbiamo 5. Niente male davvero, niente male davvero. Però non le userò, o meglio, creerò una pozione tanto per mostrarvi che, è possibile creare pozioni, ma non la userò praticamente mai, ok? Le pozioni sono altamente inutili quando avete la zuppa di nonna, ok? Però mostrerò comunque come elaborare le pozioni dei ciucciù, ma non adesso. Allora, mettiamo questo pilastro qui. E adesso possiamo andare avanti. Redrakar, voglio salirti in groppa in volo. Ce l'ho fatta, va bene. Issiamo la non vela, perché ovviamente non c'è vento all'interno della torre degli spiriti. Funziona? No, non funziona. Ok, era tanto per controllare, ma in effetti già lo sapevo, vi avevo già avvisato. Ora, riuscirò a salire in tempo prima che l'acqua scenda? Miracolosamente sì, buon per noi. Prendiamo le statue e mettiamole su questi piedistalli. Questa è la meccanica base del dungeon, statue e piedistalli. E adesso? Credo di dover scendere, sì, ma prima rompiamo questo. Sì, 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 assolutamente sì. Devo, se riesco, non ce l'ho fatta, sistemare bene queste scatole.
ok? Dobbiamo portare un bastoncino infuocato là per poi ottenere una piccola chiave, vorrei dire. Spero sia una piccola chiave perché dovrebbe esserlo. Allora, vediamo un po'. Se afferro e spingo di due e faccio la stessa cosa così, dovrei stare a posto. Almeno credo. Vediamo un po' se ho ragione oppure no. Acqua. Acqua. Ok, grazie mille. Perfetto. Allora, sarebbe stato davvero tanto utile avere una scala qui, ma non importa. Si è già accesa. Perfetto. Allora, uno. Cliccate. Ah, giusto. Giusto. Non premete il pulsante A. Altrimenti accadrà esattamente questo. In effetti io... No, un attimo solo, C'è un altro stecco da qualche parte? Sì, perfetto. Dicevo, in effetti io potrei fare una cosa strana, ma preferisco non farla, anche perché non so se può funzionare, ossia scendere con il bastoncino. Vabbè, allora, vai! Non premete il pulsante A, non dovete rotolare, mi raccomando, ed eccoci arrivati qui. Apriti sesamo! Ed ecco qui una piccola chiave, perfetto. Vorrei inoltre farvi ascoltare per un bel... Oh mio Dio, per un bel po' la host di questo posto, perché è davvero stupenda. Però non quando ci sono nemici che non mi fanno sentire la host, quindi... ora sto zitto, vai. È abbastanza creepy, vero? E non avete ancora sentito niente! Allora, qui come vi ho già detto usate il cannone e adesso se Drakkar si ferma vorrei fare qualcosa in queste stanze. Questa stanza qui credo non sia obbligatoria. Ripeto, credo, ma ormai siamo qua, quindi... Allora, devo aspettare il momento giusto. Adesso, perfetto, l'acqua sta scendendo. Devo scendere con questo bastoncino per accendere queste due bellissime torce. Perfetto. E ottenere un altro scrigno marrone. Lo chiamo scrigno marrone perché non ha niente di troppo importante. Se non appunto... Vabbè, potrebbe avere una piccola chiave, ma questo qui non ha piccole chiavi. Dovrebbe essere uno strumento inutile? Sì che lo è, uno strumento inutile. Un porta felicità. Il gioco in realtà vi dà molti porta felicità. Per il semplice motivo che... Ah, nuovo nemico, giusto? Sì, yeah! Allora, foglia Deku... No, puntalo. Ok, foglia Deku. Perfetto, dicevo. I porta felicità vi servono praticamente per la quest di Miss Mary, che in realtà è una quest principale mascherata da quest secondaria, ma non importa. Olè, abbiamo ottenuto la bussola, ma dov'è? Dalle mappa? Oh, sì, è vero, c'è uno scrigno qua dietro, ma non abbiamo lo strumento del dungeon, quindi non possiamo fare assolutamente nulla qui. Forse tanto per un po' di magia, i teschi possono darvi roba, ma a quanto pare sono cattivi e non ci droppano niente, nessun problema. Posso scendere? No, però posso sconfiggere questo bellissimo ciucciu! Vediamo se mi droppa una gelatina rossa, perché come vi ho detto possono droppare entrambe. Ok, no, mi ha droppato una rupia. Vorrei mostrarvi che non sto mentendo, ma... se non mi droppano niente non ci posso fare nulla. Allora, gelatina, ciucciù. Niente, perfetto. Abbiamo una chiave però, apriti sesamo, perfetto. E adesso devo affrontare altri ciucciù. Altri ciucciù, però non quando sono così nell'acqua. Sono non immortali, se non sbaglio, ma non posso fare niente contro di loro, perché non ho modo di attaccarli quando sono in acqua. Certo, se l'acqua scendesse, magari... Ok, perfetto, allora. Attenzione, sono elettrici, possono farvi male. O meglio, possono darvi fastidio più che farvi male. Ok. Riuscirò a colpire anche l'ultimo? Perfetto, mamma mia. E visto? Ci ha droppato anche una gelatina ciucciù rossa. Che vi ho detto. Tanto per, la voglio prendere, ma non ci servirà a nulla. Allora, ecco qui un'altra, aia, di queste colonne. Che bella meccanica, vero? Non avete ancora visto niente. Sono serio, eh? In questo dungeon credo non ci siano calderoni per il teletrasporto.
Potrei anche sbagliarmi, in effetti, non ricordo. Mio Dio, molto bene, Drakkar, non sbadigliare, devo andare avanti nella Torre degli Spiriti, quindi poggia. E adesso posso andare avanti, quindi, Re Drakkar, sono pronto per proseguire nel dungeon. Issiamo il niente perché non c'è vento. E appena l'acqua si solleva, avremo finito la prima parte del dungeon. Oh sì, ce l'abbiamo fatta. Per ora, ok? Questa era la prima parte, come ho già detto. Adesso comincia il bello. Allora, ratti, consiglio, colpite i ratti. Vai, lancio. No, devo colpire il ratto. Vai. Ok. Ora, attenzione a questi cosi che sono fastidiosi. Dove sono le statue? Ok, perfetto. Questi sono i Beemos. Non so il loro nome in italiano, ma state attenti e andate dove loro non sono, perché vi possono seriamente trollare. Dov'è il ratto? Senti, ratto, beccati questo. No, ratto. No, beccati. No. Va bene, se non becchi il ratto, nessun... Aia, problema. Via da qui. Oh, ce l'ho fatta. I ratti possono darvi davvero tanto fastidio. State attenti. Cuore? Grazie, mi serviva. Allora, gira in senso orario il Beemos. Sembra di sì. Quindi, non adesso. Ora, perfetto. Dovrei essere al sicuro. Pelo pelo, nice. No, non nice. Ok, ora nice. C'è qualcosa qua sotto oppure... Non c'è niente, non cadete là sotto. Allora, dovrei stare a posto. Basta salire per di qua e dovrei raggiungere la parte centrale del dungeon. Oh sì. Vai, perfetto. Ancora un po'. Ed eccoci qua, c'è qualcosa lì. Sì, ma non ci posso fare niente per il momento. Allora, eccoci qua, perfetto. Non posso ancora fare nulla qui. Esatto, porte chiuse, quindi l'unica stanza aperta è questa qua. Vediamo un po'. Oh, via, no, fermi, fermi, fermi. Ovviamente ci sono altri ciucciù. Bene, adesso posso andare qui senza nessun... un altro occhio. Nessun problema, vero che posso andare qui senza nessun problema? Sì, perfetto. Allora, da qua sopra posso andare qui e leggere la stele. Vagabondo che erri sul cammino che conduce alla dimora degli spiriti, risvegliami con ZR e conducimi nel luogo esatto. ZR? Come on! Come on! Esatto, è carino, ok? È davvero molto, molto carino. State attenti. Posso prenderti? Ok. Ah, no, non posso prenderlo. Ok, come on! Grazie. State attenti perché se cade dovete rifare un giro strano. Sì, e non mi va di fare il giro strano, quindi... Andiamo avanti, mio caro coso statuoso. E adesso che non c'è più la piattaforma lo posso prendere in braccio. E andare avanti qui, perfetto. Fortunatamente non sparisce, però devo stare attento perché ovviamente... ciucciu! Quanto sono belli i ciucciu! Allora, perfetto. Ora devo solo aspettare. Dovete per forza prendere questa statua, le altre statue non andranno bene, ok? Quindi un altro bel saltino e siamo tornati nella stanza centrale. Oh sì, quella è la meccanica base del dungeon. Eccoci qua, leggiamo. Queste indicazioni dovrebbero esserti note. Note, capita? No, devo mirare, giusto. Ok.
abbiamo imparato il canto del burattino. Mio Dio, se siete fortunati, se avete la versione Wii U. A me che attendo davanti al portale, illustra qual è il luogo esatto, affinché si illumini la via che conduce alla dimora degli spiriti. E si è spento. Allora, nella versione per GameCube, ogni singola volta che usate un canto, sia esso il burattino, del vento, oppure la sonata in di notturno, dovevate vedere Link che faceva con la bacchetta ed era molto molto lento. Hanno tolto questa cosa, fortunatamente per noi, ma sì. Allora, posso per caso sconfiggerli con il boomerang? No! Ma niente. Aspetta, forse riesco a... Ok, si è avvicinato. Adesso? Ah, giusto, fermi. Si può colpire anche senza foglia d'eco, ma con la foglia d'eco diventa un teschio normale, quindi va bene. Allora, abbiamo bisogno del rampino, baby. Oh, sì! Che bello, vero? Quindi, rampino, piano, piano con la telecamera. Allora, lancia. Ora, se sto attento... Ok, siamo vivi. L'importante è quello. L'importante è seriamente quello. Andiamo avanti e vediamo un po' che ci aspetta. Niente! Ci aspetta il rampino, quindi vai così e... Olè! Come on! Come on! Che poi manco a dire, questo è anche uno dei dungeon più facili, in realtà. Devo adesso prenderlo, ok? E... Ah no, fermi, no, devo andare io su questo pulsante? E poi... Canto del burattino! Parampampara, e siamo diventati la statua! Oh sì, cosa bella? Link ha questa faccia! Link, mostra, ecco qua! Guardate, fai vedere, ecco, è molto divertente. Inoltre il bagliore verde indica che noi siamo la statua adesso. Va bene, allora, la statua ovviamente non può usare il rampino, quindi devo per forza andare qui. Fatto ciò, torniamo indietro e torniamo letteralmente indietro, quindi vai col rampino, fai qua. È molto più pratico su R il rampino, ma... Sì, pazienza, non voglio dover cambiare i pulsanti ogni 5 secondi, quindi va bene così. Dove è il... Eccolo qua, posa. Sono respawnati, ah no, solamente uno è spawnato. Allora, perché? Ehi, Link, alcuni luoghi sono preclusi ai servitori della torre. Non preoccuparti, prosegui per la tua via. Aspetteranno fedeli il tuo ritorno. Grazie mille, Redrakar, ma... posso puntare io? Lo posso? Ok, perfetto. Allora, avvicinati. Bam. E ciao. Ok, il fastidio che danno questi cosi è... incommensurabile proprio. Allora, finché non avremo un certo oggetto... Chissà quando lo prenderemo, eh? Vai, Link! Perfetto. Allora, adesso... rampino ce l'ho. Va tutto quanto bene. Oh no, è un cavaliere oscuro! Sì, lo è, ma è anche molto facile! Inoltre, posso provare a rubare? Ah, non posso, giusto. Ops, allora, vai, fai l'attacco. Dai. Parry! Ok, adesso, boomerang, per stordirlo. E abbiamo rubato, esatto, un emblema. Oh sì, questi qui droppano emblemi. E posso anche prendere la sua spada. Molto bello, e bam! Beh, dai. Oh! Proverà a combattere a mani nude, ma non importa. Senti, tira. È un mini boss che sembra difficile, ma non lo è affatto. Ora, di norma,
se rubate un oggetto, anzi sempre, se rubate un oggetto lui non vi dropperà quell'oggetto, ma anche se non lo rubate vi darà comunque l'oggetto, quindi scialla. Per l'oggetto intendo ovviamente il... coso? L'emblema del guerriero, si chiama così, vero? Sì, esatto. Abbiamo bisogno in realtà, mi sembra, di 10, non 20 emblemi, ma non importa. È possibile, un po' come riferimento anche a Ocarina of Time, far rompere al Cavaliere Oscuro barra Dark Knight le colonne per ottenere cuori o altro, ma non serve come avete visto. Quanto amo l'arco. Esatto, abbiamo ottenuto l'arco dell'eroe. Incocca la freccia tenendo premuto il pulsante a cui hai assegnato l'arco. Adoro l'arco. Abbiamo un massimo di 30 frecce. Per il momento. Oh sì. Allora, meglio metterlo al... dovrei togliere il rampino adesso. Io mi trovo abbastanza bene con l'arco, ma bisogna stare attenti. Allora, non sono respawnati i nemici, vero? E invece sì. Ma nessun problema perché abbiamo l'arco. Allora, con l'arco, ovviamente, posso scoccare la... dai... freccia! è più pratico su R. Sì, è molto più pratico su R. Ok, va bene. No, su R ho detto. Ok. Vi ricordo per la semplice ragione che così posso muovermi mentre faccio tutto. E ovviamente, occhio, freccia... cosa abbastanza telefonata, no? Allora, non mi serve... no! Stavo per cadere di sotto. Allora, dicevo, non mi serve il... fammi colpire il bubble, ok? Mi serve invece sì. Ho bisogno un'altra volta del rampino. Va bene, nessun problema. Allora, vai così. Vai... vai... scusi, signor... ok, perfetto. Vai sul rampino. E andiamo di qui, perché posso usare anche la foglia d'eco. Allora... dov'è il servitore? Eccoti qua, ciccio. Ora possiamo andare a casa. Certo, si sbrigassero le piattaforme. Allora, ogni statua, se non sbaglio, ha un riferimento. Questo qui dovrebbe essere il coniglio, se non sbaglio. L'altro era... vorrei dire l'orso o il leone. Credo. Mi sa che è un capricorno. Ok, questo allora è un ariete? Ho sbagliato. E questo è un toro. Ok, perfetto. Ho completamente sbagliato. Nessun problema però. Giusto? Allora, siamo a buon punto, ma non voglio ancora staccare. Come ho già detto, voglio affrontare il boss più tardi, ma... o meglio, nel prossimo episodio, ma... non voglio assolutamente perdere tempo, insomma. Allora, chi... dai, so che ci siete. Dove siete? Allora, fatti beccare. Fatti beccare? Fatti beccare? Ok, perfetto. Meglio colpirli prima, fidatevi di me. Dai, ok, ciao ciao. Adesso, è là sotto? Sì, è qua sotto, bene. Allora, con una statua, che voglio portare qui perché posso. Eccoci qua, posala. Non importa, siamo comunque a buon punto. Allora, con le bombe. Vai, bombs, you want it. E appena sta brillando tanto, tira! Perfetto! E con questo, stanza segreta. Ah, ma non c'è nulla in questa stanza? Beh, dalla mappa è possibile vedere che c'è un tesoro qui. E qua per terra c'è un simbolo dei venti. Mi chiedo cosa io debba fare, giusto? Abbiamo ottenuto una mappa del tesoro, perfetto. Ma, oltre al fatto che questa mappa è... sì, lo so, è molto importante. Nuovi nemici, questi cosi giganti. State attenti, non avrei dovuto fare così. Lancia la bomba nella bocca del tizio. Lancia la bomba, ripeto, nella bocca del tizio e lui impazzirà.
Ok. Mangia, mangia. È buona, eh? E allora esplodi, mio caro. Esplodi. anche questi cosi possono rompere le colonne qua, ma non serve a niente come cosa. Ah, frecce, giusto. Da adesso in poi anche le frecce potranno essere droppate dai mob o dall'erba, in effetti. Ma non importa. L'importante è uscire vivi da questa zona. Devo andare avanti, sì. Quindi vuol dire che posso andare qui per fare cose extra. Almeno credo. Ci sono due scrigni. Ma in effetti, un attimo, scusate la gola. Allora, vai così. Le bombe non ci servono più per il momento, ma... Eccoci qua, wii! Fermi, fermi, fermi. Ecco qua, meglio scendere. Dovrei... No, fermo. Ok, dovrei fare così. Ok, sono vivo. L'importante è quello. No, colpisci l'occhio. Non l'ho colpito? Non l'ho colpito? Ok, perfetto. L'occhio comincerà a muoversi. Cosa buona per noi. E lo scrigno non è qui. Devo però raggiungere l'occhio, quindi... Appena ce la faccio, grazie mille. Devo colpire anche un altro occhio, ma prima c'è uno scrigno qui, vai. Ed è una piccola chiave, quindi è necessario andare qua, ok. Pensavo non lo fosse, ma pazienza. Bubble! Ciao! No! Ciao! No! Ciao! Ok, perfetto. E adesso, vai. Contate che la punta della freccia è il vostro puntatore, cosa che in realtà senso ce l'ha. Ma non avete un punto rosso come il rampino o il boomerang. Questa è una cosa abbastanza interessante e forse preoccupante, ma non per me. Allora, devo fare qualcosa qua? Ah, perché vedo che dalla mappa c'è un oggetto che mi manca ed è là sopra. Ah, vai. Quindi, posso... Non mi ha fatto passare la colonna, ma siamo seri? Vabbè, non è un problema, però mi dà comunque fastidio. Allora, da qui dovrei raggiungerlo. Foglia Deku! Perfetto. Apriti sesamo! Ed è un porta felicità. Yay, vero? Yay. Allora, direi di staccare... Non adesso, ma dopo aver salvato l'altra statua, la statua del toro... così dovrei stare a posto, ok? Anche perché devo anche tornare al primo piano del dungeon. Perché ricordate dove abbiamo preso la bussola? Esatto, c'è un oggetto nascosto. Che potrei anche prendere domani. Pazienza. Allora, vai qua. E lanciamo questa statua. Minimo due dovete lanciarne, quindi vai. Perché una statua pesa quanto Link. E è una bilancia. Quindi puzzle abbastanza easy, ma... Vai, ok. Abbiamo anche la chiave. E questo vuol dire che... mi dai per caso, oltre alla magia? Mi dai... no, nessuna freccia. Yay. A che serve questo? Ah, sì, forse da qui già lo posso fare. Vediamo. No, ok. Allora, devo andare giusto un po' più avanti. Questo modo con la foglia Deku, giusto? Ed è per questo che ci ha dato energia magica prima. Logico, logico. Adesso però devo usarla, quindi... Canto del burattino! Parampampara. E la statua può passare attraverso questi raggi di luce, perché è fatta di pietra, ovviamente, quindi... Eccoci qua. Ora posso prendere la statua e andare nella stanza principale. Dopo quello penso di tornare indietro, come vi ho già detto. Oh no! Beh, ora che abbiamo finalmente il modo di affrontare i maghi, è il momento di affrontare i maghi. Allora, tu, beccati questo! Oh, detesto i maghi, seriamente, detesto i maghi. Ma con le frecce... Mamma mia, le frecce fanno così tanto danno. Adoro affrontare i maghi quando abbiamo le frecce. Senza frecce è praticamente impossibile, ma non importa. Allora, grazie mille. Prendiamo la statua. Ed è un'altra volta il minigioco della bilancia, quindi devo portare minimo, ok, tre statue qua. Perché? Perché ovviamente
Sapete già la logica, giusto? 3 più pesante di 2. Di norma. Allora, vai. Prendi la statua. Lancia la statua. Ok, ora si è riequilibrato. Ok. Oh, non cadere Link, mi raccomando. Ed ecco qui l'ultima statua. Ho preso tutto quanto? Mi manca qualcosa. Ho mancato un qualcosa? Assolutamente no. Non permetterò al gioco di dire che ho mancato qualcosa, ok? Allora, saltiamo, perfetto, e attiviamo quello che devo attivare. Oh sì, ora posso andare avanti. Facciamo una cosa molto bella? Direi di sì. Dato che, come ho già detto, non dovrebbero esserci calderoni in questo dungeon, salvando nel dungeon tornerete all'entrata. Quindi bene o male andrò comunque all'ingresso un'altra volta domani. Ma qua posso... Oh, giusto, maghi. Mi dimentico sempre di questa cosa, ma i maghi ci stanno dappertutto adesso. Mago, dai. Allora, dai, spawna e freccia, vai. Dov'è il mago? Fermati e addio. Mamma mia, adesso che abbiamo le frecce, posso fare non sapete quante cose. Seriamente. Oh no, ciucciù, tu non salterai qui da me. Okidoki, fermati. Stavo per perdere troppa quota, ma non importa. Allora, eccoci qui. Quindi, io adesso già comincio a salutarvi, frecce. Sarebbero... belle frecce. Oh, bomba, ok. Ecco perché bomba. Ok, allora, ciccio, hai fame? Mangia! Tu invece, hai fame? Mangia! No, non ha mangiato. Via! Ok, dovete stare attenti non tanto a loro in sé, ma quando impazziscono perché diventano leggermente imprevedibili, ma pazienza. Allora, ecco qua, perfetto. E quindi, io adesso vi saluto, però devo prima prendere altre frecce, grazie, ok. E noi ci vediamo, vai, apriti sesamo. Yeah, nella prossima parte di The Legend of Zelda The Wind Waker HD, dove affronteremo il boss della Torre degli Spiriti e prenderemo quello che abbiamo mancato, quindi occhio. See you next time, baby.